Bentornati a tutti quanti in questo nuovo video e benvenuti a una nuova puntata di Blu-ray News. In questa nuova puntata voglio parlarvi di un film a me particolarmente caro, un film che per me è stato quasi una rivelazione. Il film di cui vi voglio parlare oggi è Les Misérables. Uscito in commercio 3 giorni fa, riesco a fare il video solo oggi per un motivo ben preciso. La Universal ha distribuito il film in 3 formati differenti: il classico DVD, il classico Blu-ray e un'edizione limitata Digibook Blu-ray, che è quella che ho acquistato io. Trattandosi di un'edizione limitata, prima di passare alla recensione vera e propria, vi voglio presentare nel dettaglio l'edizione. L'edizione si presenta così: sul retro è applicato questo cartoncino che è rimovibile. Sul retro è presente questa illustrazione di Cosette, che poi è la medesima solo in live action sulla copertina. All'interno è presente un book in cui sono presenti varie foto di scena, citazioni di Victor Hugo e commenti degli attori. Si arriva poi al disco. Passiamo ora alla recensione vera e propria. Sul fronte del video la qualità è davvero ottima. L'immagine appare abbastanza nitida, anche se sono presenti dei diversi difetti cromatici, che però sono stati volutamente inseriti nel film. Quindi questa non è una vera e propria critica, ma semplicemente un dato oggettivo. Per il resto il comparto video è davvero ottimo, sia per il fronte del film, sia per quanto riguarda i contenuti speciali. Sul fronte dell'audio il film viene riproposto in diverse lingue: in inglese, italiano, francese e tedesco. Tuttavia solo la traccia in inglese è presentata in alta definizione. Ma se mi permettete un commento un po' personale, questo film non è proprio un film da vedere doppiato in italiano, poiché le parti parlate sono davvero pochissime e quindi il film deve essere visto in lingua originale, anche per godersi al massimo l'audio in alta definizione. E per un film del genere l'audio in alta definizione è quasi un dato indispensabile. Per quanto riguarda i contenuti speciali, invece troviamo un documentario relativo all'opera originale di Victor Hugo, I Miserabili, il commento del regista Tom Hopper e una serie di cortometraggi making of in cui vengono affrontati i vari aspetti che hanno portato alla realizzazione di questo grandissimo capolavoro. L'unica critica che io faccio a questa edizione un video, che poi è la medesima del Blu-ray uscito in commercio normalmente, poiché il disco è lo stesso, riguarda la suddivisione dei capitoli. Solitamente quando si produce un DVD o un Blu-ray di un concerto, di un'opera teatrale, di un film musical o qualsiasi cosa che abbia una partitura musicale, la suddivisione dei capitoli riguarda le singole tracce e le singole canzoni che vengono presentate. Tuttavia in questa edizione certe volte i capitoli racchiudono dentro di sé più di una canzone, rendendo un pochino più scomodo la ricerca dei magari delle scene preferite. Certo, la scelta di suddividere così i capitoli può essere giustificata dal fatto che il film è una gigantesca canzone senza mai interruzioni. Rimane il fatto però che la suddivisione risulta molto scomoda. Detto questo, secondo il mio modesto parere, questa edizione home video dei Miserabili è una delle edizioni più belle che abbia mai visto negli ultimi anni. Come voto gli do un 10, poiché è perfetta sotto tutti gli aspetti, secondo il mio modesto parere. Personalmente vi consiglio l'acquisto di questa edizione. Come ho già detto, il disco è il medesimo dell'edizione che si trova in Blu-ray normalmente in commercio. Però, dato che la differenza di prezzo è praticamente minima, vi consiglierei questa edizione poiché fa molto più scena in una collezione, oltre che essere esteticamente molto più bella, per il mio. Detto questo, io spero che il video non vi abbia annoiato, spero vi sia stato utile